Un saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Zio Dab Informatica, naturalmente qui su PC Building Simulator 1. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che state facendo crescere i miei canali social. Se non vi siete ancora iscritti, naturalmente vi invito a farlo perché è totalmente gratuito e ovviamente mi permetterà di crescere e quindi andare avanti. Allora, nel nostro episodio precedente, allora intanto facciamo un applauso. Faccio un applauso a voi, naturalmente. Ecco qua, vi faccio un grande applauso naturalmente e vi ringrazio perché siete delle persone squisite. Allora ragazzi, nel frattempo andiamo avanti. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra piccola missioncina. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti. Abbiamo fatto un po' di aggiustamenti, aggiusti. Allora, Blake Part Present. Ok, questa è pubblicità, ok. Allora, questo io direi per il momento non mi conviene perché non sono particolarmente bravo su queste cose qua. Allora, upgrade. Allora, questo dice di fare l'aggiornamento alla scheda grafica, ma anche aggiungere 16 GB. Quindi dobbiamo acquistare sia la RAM che la GPU. Ok, quindi diamo un'occhiatina, vediamo la configurazione. Allora, DFL Motive 80R, quindi DFL 2400, quindi andiamo nello shop e decidiamo DFL 2400 e non trovo niente. Quindi memory, mettiamo 2400. Allora, andiamo un pochettino, forse il caps non andrà bene. DFL 2400, eccola qua. E uno, poi vediamo anche che scheda grafica, quindi facciamo accetta. Poi la scheda grafica è una 980, ok, andiamo a vedere una 980, cosa c'è di più potente di una 980? Allora, vediamo un po' le caratteristiche. Hi everyone, welcome to the stream, welcome to the video. Oui, Renegade, oui, carissimo, mamma mia, proprio con la coda dell'occhio. Ti ho riconosciuto. Quale onore averti qui questa sera da me, carissimo. Ragazzuoli, vi invito a passare nel canale dell'amico Renegade. Per gli amici appassionati di Euro Truck Simulator 2, ma anche di altri giochini, ragazzuoli, vi invito a passare nel suo canale perché vi farete tante risate. Tutto bene, carissimo, sto facendo un po' di live serali perché diciamo che la sera si sta leggermente più tranquilli. E quindi sto approfittando per fare una live un po' più soft, diciamo così. Allora, rivediamo un attimo, quindi Gaming 4L, andiamo a vedere. Gaming 4L, c'è questa da 6 giga, quindi L. Perfetto.
E quindi diciamo così che un'oretta a sera più o meno mi metto e sto un po' più. E non sarebbe male l'idea, ma tu come sei messo con il Turbo Star? L'idea effettivamente non sarebbe male, anzi mi farebbe enormemente piacere ritornare a fare un bel viaggetto con te, insomma, perché abbiamo fatto delle belle esperienze anche in passato con il mitico Marco, che saluto naturalmente, e non mi dispiacerebbe, anzi mi farebbe enormemente piacere anche partecipare a una delle vostre live, pure se non si fa per forza da me, ragazzi. Il Turbo Star è solo per quelli che veramente hanno, per quelli lì che veramente ci vanno tosti sui trasporti. Infatti mi ricordo di aver visto un bel po' di tempo fa. Infatti mo spero pure io di potermi organizzare, che ovviamente la maggior parte. Beh, questo gira soltanto sulla multiplayer ufficiale, quindi tanta roba. Si va tranquilli. Allora, GT, quindi 9, 960. Allora, questo conviene prendere questo arrivato a sto punto. Perché mi dite? Perché vediamo un poco. Dal prezzo più caro, allora 1291. 1291, mi pare che ho preso quest'altra qua, ma 1291, 1279, forse questo va meglio. Vediamo un po' se l'abbiamo già preso. Allora, 4,95, prendiamo questa qua. Ok. Rimettiamo il tutto. Allora, però mi sembra di non sentire i rumori. Ok, voi dovreste sentirli naturalmente perché la ventolina. Comunque il Turbo Star è veramente tanta roba, eh? Veramente lo sto apprezzando tantissimo perché è veramente fatto bene. Ovviamente noi parliamo del Turbo Star per eccellenza, quello di Su Maestà Mr. Rolf Garage. Un grande applauso al grande Ralfuccio, al nostro mitico Ralf, che ci ha fatto questa bella mod tutta bella performante. Allora ci facciamo una bella scivolata in onore del nostro Renegade. Io proprio qualche giorno fa ho parlato. Ah, ieri, durante una live, avevo anche accennato anche a te, insomma, durante il mio solito giretto sul Turbo Star, avevo detto che c'eri anche tu fra gli amici. È passato anche a trovarmi Marco, e quindi ho parlato un po', diciamo così. Ho accennato a quelle che erano praticamente le nostre abitudini di quel periodo, che poi sono passati, scherzando e ridendo, come si dice a Napoli, pazzi anni e renne sono passati. Noi ci conosciamo, anche se pur virtualmente, sono 2 anni che noi, diciamo così, ci sentiamo, queste cose qua. Ok, questi vanno a visitare sempre i siti, questi qua così, e poi dopo loro dicono che trovano delle cose un poco strane. Giustamente. Ui, Marco carissimo, buonasera a te. Un attimo solo che sono subito da te. Ecco qua. Oh, caro Marco, ti presento l'amico Renegade, che è un altro amico streamer che, insomma, ti fa scompisciare dalle risate. Naturalmente, come è consueto fare,
da queste parti. Se non vi seguite, insomma, seguitevi così magari. L'uno può dare una mano all'altro, ci diamo una mano un po' a tutti quanti. Oh, ecco qua. Avete letto il titolo della live di questa sera, caro Marco? Quindi stasera, oggi ci dedicheremo praticamente a vedere un pochettino di cuocere la pasta sulla CPU. Scrivimi quando vuoi. Ah, beh, non ti preoccupare, vai tranquillo, Marco. Non ti preoccupare, prima il dovere. Prima il dovere e poi il piacere. Diciamo che stai un pochettino con le mani legate. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Mi fa piacere, anche se lo sai, anche quando mi passate a fare un salutozzo. E a proposito di pasta sulla CPU, qua ragazzi, mo, cioè, adesso il bello è che bisogna capire che tipo di pasta è, che tipo di grano hanno utilizzato. E quindi toccherà, fra le altre cose, iniziare a vedere anche se bisogna mettere il sale nella prossima, nel prossimo appuntamento. Ui, Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Sì, sì, tanto dovrei stare ancora scritto nel tuo canale, ma noi, se non mi sbaglio, ci stiamo su Facebook, se non ricordo male. Quindi, volendo, mandami un messaggio su Facebook, che così poi ci organizziamo. È arrivato il nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Caro Moreno, comunque bella l'idea di fare quella live su YouTube. Siamo naturalmente una bella sbattutella di mano a tutti quanti. And so I was forgetting to say hi everyone, welcome to the video. First of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters of the channel, and people that are following my social media channels. And if you are not the one, you can do it for free, naturally, and you will let my channel growing up. Thank you so much. Qua ci facciamo una bella sbattutella di maniche, che me ne stavo quasi dimenticando. Allora, non l'ho sentito. Voi l'avete sentito la scuccatella di mani, ragazzuoli? Ah, perfetto, è arrivato, ok. Tutto a posto. Allora, ci diceva la lavorazione che ci dobbiamo controllare un po' delle cose un po' strane. Questo Moreno, devi sapere che questi clienti qua, no? Visitano quei siti là e poi dicono che sono i loro bambini, i figli, che visitano quei siti strani. Hai capito, Renegade, queste come fanno? Me l'hanno scritto proprio sull'ordine di lavoro. Hanno detto che escono i pop-up strani. Mo vi faccio vedere quanti virus escono, guardate. Opola! La faccia la miseria, 480 virus in 2 secondi, wow, aiù, abbiamo battuto il record. E ovviamente, per non farli sgamare, ovviamente dobbiamo rimuovere anche il programmozzo qua. Allora, questo non c'è bisogno di farlo ripartire, perché dobbiamo metterlo in uscita. Allora, nel frattempo vediamo anche un attimino cosa ci avanza. Oui, Fernobus, buonasera, thank you so much, Mr. Fernobus 08. Grazie mille per il raid, benvenuti a tutti, buonasera. In questo momento con noi c'è il nostro
il nostro Mourinho, c'è il nostro, anche il nuovo, il nostro David Ducker, c'è il nostro amico Marco Sfizietto, che altro? Ah, ma Fernbus, mi sono scordato di fare, eccolo qua. Perfetto, no, ho fatto un'altra volta, ovviamente amici di YouTube vi invito a passare ovviamente nel canale di Mourinho, del nostro Fernbus08, e mi raccomando, attivate le campanellozze ed è in chiuso match, ecco qua. Tutto bene ragazzi, tutto bene. Stasera ovviamente devo fare un bel applauso a me. E questa sera ci stiamo cimentando a fare un po' di situazioni qua. Allora, vediamo questo che dice. Allora, thanks by the way, notice. Allora, questo che dice, vediamo direttamente. 8 giga, ok. Accettiamo. 8 giga di hard disk. Allora, ecco qua. Questo è uno di quei contrattini molto complicatucci. Vedete, ci chiede di spendere meno di $750 per, vediamo un po', could reason amount of RAM, ok. Ah, ok, facciamo anche Alicia Gargarozzo, vai con Alicia Gargarozzo. Ah, grazie per l'Alicia Gargarozzo. Vai, Pandozzo. Alliscia, alliscia il Gargarozzo. Ok, allora, accettiamola. Ah, un mamont. Beh, sì, ora facciamo la missione di acquistare. Ah, qua dobbiamo assemblare il primo computer per un cliente. Ottimo, ottimo. Ora vi faccio vedere, Zio Dab vi fa vedere un attimino la situazione che diventa problematica. Allora, upgrade 500 giga, e questo non è un problema. Allora, qua, allora vediamo un attimo prima di mandarla, di consegnarla al cliente. Allora, young graphic card, ok, can you something, ok, 16 giga di RAM l'abbiamo messa. My kit, ecco, vedete, dice my kids been using, l'hanno usato i bambini, e dice che i guaglioni, e nota dei pop-up strani, ma noi sappiamo, no, che questi, con la scusa di, ecco, abbiamo preso le 5 il massimo dei voti, qua non si può dire naturalmente, altrimenti dicono che si fa propaganda. Allora, qua ci dice, ecco, vedete, man mano che poi noi andiamo avanti ci dirà fra le altre cose che andremo a sbloccare altro hardware. Quindi abbiamo sbloccato Arctic Freeze, questo è bello, la versione 44 alla doppia ventola, ed è molto ma molto più costante nel tirare fuori l'aria calda. Poi abbiamo sbloccato anche l'NZXT, che questo è un case, il Celeron 3950. Allora, questi sono tutti, ok, perfetto, questo possiamo fare di scart. Allora, abbiamo il nostro primo assemblaggio, la nostra prima build, come dicono quelli che parlano bello. Allora, prendiamo il nostro post-it e iniziamo subito a vedere quello che dobbiamo fare. Allora, andiamoci a leggere l'ordine di lavoro. Quindi ha detto che, allora, questo io direi di reject, perché non sono in grado di fare sta cosa. Allora, dice che ha bisogno di un PC local train. Allora, quindi dice una, ha bisogno di un certo numero di RAM ragionevole, quindi dobbiamo mettere 16 giga di RAM e poi dobbiamo mettere anche un hard disk da
500 giga. Ok, quindi andiamo qua, cerchiamo di farlo quanto più economico possibile all'inizio, eh? Allora, vediamo un po' cosa abbiamo, come che si faceva. Andiamo direttamente qua, così vediamo quello che abbiamo. Allora, vediamo un po'. CPU used, used, no, ovviamente no, al momento no, non ci conviene, non conviene assemblare un PC usato, perché naturalmente andremo a perdere, diciamo così, l'azienda andrebbe a perdere un po' di recensioni buone, quindi naturalmente lo dobbiamo costruire da capo nuovo nuovo. E questo ovviamente, questo applauso è per voi, insomma, mi sopportate. Allora, detto questo, vediamo subito. Allora, 750, quindi io direi di storage, ha detto 500 giga. Vediamo un po'. Allora, prendiamo il Seagate. Però vediamo se questo dice che fanno di qualcosa particolare. Allora, no, ok. Ovviamente quando fate questi contratti ricordatevi di leggere bene le descrizioni. So before starting the contract, you have to check you have to be very you have to be very attent. So you have to read and know what to do. Because sometimes you can find or read something that guests will ask to you, like a brand or something like that. Ovviamente date sempre un'occhiata alla cosa, insomma, alle preferenze, ad eventuali preferenze dei nostri clienti. Allora, adesso i case, vediamo un po'. Allora, ci ha detto non vuole spendere più di $700. Ok, allora vediamo un po', prendiamo qualcosa di caruccio. Cooler Master, vediamo un po'. Ah, eccolo qua, vediamo un po', bianco. Ah, questo qui, black blue, ok, perfetto. Poi, allora, ok, vabbè, questo non dice di essere fan di un brand piuttosto che un altro, quindi, allora, questo è un ATX, ok, quindi, schede madri, allora, dobbiamo cercare di non spendere tanto. Gli facciamo un AMD. Iniziamo con il primo AMD, che solitamente sono molto più propenso per creare macchine Intel, ma stavolta ovviamente passiamo a AMD. Poi dice 16 giga di RAM, ok. Quindi andiamo qua. Allora, 16 giga, però cerchiamo di prendere qualcosa di più economico. 4x4, 16. Allora, vediamo un attimo però la frequenza della scheda madre qual è, che mi sono scordata. Allora, vediamo subito la frequenza della RAM. Allora, andiamo direttamente qua. Eccolo qua. Allora, 3600. Ok, massimo supporto a 3600. Allora, vediamo un po' con la frequenza 3600 quando andiamo a spendere. Let's check. We have nothing at the moment with that kind of frequency. 2666, ovviamente. Allora, facciamo così. Ecco qua. Allora, 16 giga. Allora, queste 2,8 e ci viene a costare 170. 170. 170. Allora, pare che ha detto che non c'è nulla da pretendere, giusto? Slideshow,
Ah, ok, allora abbiamo, ho capito, questo ci lavora un pochettino di grafica, ok, quindi forse potremmo provare con Adata. Allora, 120, allora l'hard disk l'abbiamo preso, adesso ci serve la scheda grafica. Allora, vediamo un po'. Non senza esagerare, ovviamente. Allora, io prenderei una 960, se ci sta. E prendiamo. Allora, quelle blu. Allora, 4 giga, vedete? Ci stanno a parità di prezzo, ci sono queste da 4 giga. 12 16 12 16, ok, 17,53, sono tutte quante uguali. 960, 180. Allora prendiamo questa. Ok, abbiamo preso scheda madre, RAM, processore. Ah, manca il processore. Ok, processore AMD. Allora, vediamo un po'. Allora, questo 3,4 3,4. Allora, 140, questo 65 watt, 4 core, 140, 170. Allora, andiamo un attimo. 65 watt, prendiamo il 1004. CPU cooling, CPU cooling. Allora, prendiamo una cosa, diciamo così, decente. Quindi la cosa importante è leggere Airflow e guardare il parametro qui di fianco. Questo sarebbe il flusso d'aria costante. E visto che abbiamo sbloccato Arctic Freeze 33 Sport, ne prendiamo uno di questi qua. 80, vedete? 80 CFM, che sono anche metri cubi d'aria che riesce a spostare. Mi sto facendo vedere anche zio Dab come le cose più o meno se la cavo. Allora, abbiamo preso scheda madre. Ma sa che manca l'alimentatore. Vediamo un attimo. Allora, disco, scheda madre, processore, RAM, l'abbiamo presa. Dissipatore, la scheda grafica ce l'abbiamo. Mo manca soltanto l'alimentatore, ma poi dobbiamo prendere anche qualche ventola per ottimizzare i flussi d'aria. Quindi, dove sta? Power supply. Allora, prendiamo allora, potrebbe andare bene anche 550 watt. Modulari però non ce ne sono al momento. 600. Ah, questo qua. Non modulare, ecco qua, ce la facciamo un po' più complicatuccio. Poi prendiamo anche qualche ventola. Allora, 97, 104. Allora, io non so però che sto con me. Allora, mi pare che, di che colore è il dissipatore? Rosso, ok. Now I will buy some case fan because I have to optimize the airflow inside the case. And that's what I do in real life as well when I do a new build. Ok, dovremmo aver preso tutto, quindi riepilogo. Se meno di 700, facci caspita. No, non ci siamo, mi sa, eh. Mi sa che non ci siamo. 700 ha detto, no. La scheda grafica non va bene da 180. Abbiamo sforato il budget, credo. Graphic card. Allora, facciamo così, visto che alla fine il processore là non è nemmeno che scalda particolarmente, forse come prima build potremmo andare così. Allora, graphic card, andiamo proprio sull'economico economico, ragazzi.
Allora, 1030, vediamo se ci sta una 1050, la scheda grafica del nostro Morino. Ecco qua, eccola qua. 2 giga, 2 giga, 1531, 1531, 1531. Ragazzi, dobbiamo andare in economia. 75 watt su uguale, prendiamo questo, va. E speriamo di fare cose buone. Allora, se del delivery, ecco qua. Ecco qua, il nostro Ciruzzo ci ha portato già tutto. Allora, qua abbiamo il case del cliente. Here the case. Now we build from the scratch this computer. Sperando di non sforare, ovviamente. Vabbè, la vendolina sua già ce l'ha, quindi. Diciamo che ci tutto sommato ci è andata bene. Allora, questo lo mettiamo qua. Poi mettiamo all'alimentatore. Ecco qua. Allora, eccolo qua. Questo è semi-modulare. Anzi, questo mi sa che è proprio modulare. Qual è la differenza fra un alimentatore modulare è un semi-modulare? Fondamentalmente la differenza è che il modulare vi permetterà di utilizzare i cavi che vi escono nel kit e metterli e collegare quelli che vi servono. I modulari sono quelli che hanno già tutti i cavetti già presenti e quindi non vi permetteranno di poter mettere dei cavetti, diciamo così, di vostra iniziativa. Speriamo di farcela, che questa sforata il budget. Hoping that we are in the price, and we will not pay too much. Not getting the guests paying over that. He told us. Allora, scheda video. Allora, era la 1050, se non ricordo male, giusto? Eccola qua, la gigabyte. And so. Allora, ok, naturalmente salutiamo il maestro Nick e salutiamo anche il nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Che in questo momento il Morenoschi giustamente fa un po' di qua, un po' di là. Comunque Moreno, se mi stai ascoltando non ti preoccupare, vai tranquillo di là. Il maestro prima di tutto, insomma, anche perché è lui che comunque ti ha dato l'opportunità di imparare. E quindi non ti preoccupare. Vai, vai in scioltezza. Allora, però prima di mettere questo, dobbiamo giustamente mettere il riso di pasta termica, che sinceramente là sopra forse riusciamo a cuocere in modo al dente la pasta. Allora, mi sembra di aver messo tutto, quindi scheda madre, la RAM, scheda video, la CPU l'abbiamo inserita, l'alimentatore sta qua sotto, ma iniziamo e ci mettiamo i cavetti. Vediamo un po', allora, cosa abbiamo a disposizione? Mettiamo plastic, però vediamo un attimo se fa qualche richiesta particolare. RAM, ok, non ci fa richieste particolari dei cavetti, quindi procediamo con. Mettiamo i cavetti bianchi, eccoli qua. Ma ovviamente, essendo un
un alimentatore modulare c'è sui connettori, quindi non è proprio quello che sinceramente avrei voluto, però ci sta. Ecco qua, questi sono i cavi modulari, cioè dell'alimentatore modulare. Ovviamente fate attenzione a quando scegliete le schede madri, nel caso qui di PC Building, perché ovviamente potreste acquistare incautamente una scheda madre che non ha che non vi permette di installare o mai di collegare più di una ventola del case alla scheda madre, quindi di controllarle, e quindi fate molta attenzione. You have to be careful while you choose the motherboard, because if you want to attach more than one fan of the in the cab, sorry, in the cabinet of the PC, you will not find more than one. So be careful and don't choose the cheapest one. Ovviamente vi anticipo che quella che ha una sola porta, un solo controllo ventola, sono quelle lì, diciamo così, economiche, che quindi l'ideale sarebbe evitarle, ecco. E ci facciamo pure un applauso. Allora, vediamo un attimo nel frattempo questo come va, così poi. Ok, forse 783. Ah, questo ha detto che Massimo vuole spendere 780. Oh cacchio, abbiamo speso un po' troppo però, eh sì. E allora no, mi sa che devo prendere una scheda grafica economica, di fascia economica. Eh sì. Ce la facciamo arrivare subito, perché ecco qua, quindi non c'è più bisogno di fare sta cosa. Allora, spegniamo e rimuoviamo la scheda grafica, perché abbiamo sforato il budget, ce lo dice lì, quindi bisogna un attimino correre, arrivare. Allora, graphic cards, we spent more than the guest asked us to spend, so that's why I will replace the video card by the cheapest one. $7.38, ecco qua. Non sarà proprio il massimo, però, ragazzi. Oh! Perché? Ah! Ah, giusto. Eh sì, giustamente. Ok. Vabbè, questo direi che possiamo anche metterlo in uscita e vediamo un pochettino se abbiamo fatto una buona. Oh, perfetto, gli abbiamo fatto risparmiare circa $12. Ottimo. Allora, questo che dice? Ok, questi sono due in transito, quindi questo dice che
8 giga questo qua, 500 giga, vabbè. Allora quasi quasi facciamo una bella scivolatozzo qua e poi andiamo, facciamo passare questa giornata. End day, ecco qua. Allora 8 giga, ok. Allora 500, noi dobbiamo praticamente dobbiamo andare ad aggiungere un po' di hard disk. Allora intanto facciamo così, smontiamolo più o meno tutto naturalmente. Allora let's check, we have to reach the 8 terabyte hard disk, and so let's take a look. Allora 2 tera, 3 tera, ecco qua, here we are, 1, 2 hard disk, with the size of 4 terabyte, ok. L'altro che diceva? Allora l'altro diceva, allora questo, ok, 500 giga, ok, vabbè, questo si può fare. Ecco qua. Ordiniamo subito. Vai Ciruzzo, vai Ciruzzo, buongiorno. Grazie da ho portato gli hard disk. Grazie assai Ciruzzo, buona giornata. E pure a voi, zio Dab. Grazie, ciao. Ecco qua. Allora, 8 tera. Storage. Questo dove si può mettere? Can't fit. Cacchio. Cacchio. Che cosa significa? Che ne devo prendere 4 da 2 giga. 4 da 2 giga, just can't fit. Ma scusa, allora facciamo una prova, vediamo un po' se rimuovendo gli hard disk, questo mi dice che sono proprietari, quindi allora vediamo un po' se adesso faccio install e vado in storage. Ah, l'ha avviata. Vediamo un po'. Let's check if I will do something of special. Allora, 4. Ok. We have the space. Ok. Dove giustamente avevamo gli slot occupati. E quindi. Allora. Black. Black, ecco qua. Allora vendiamo questi. Questa può essere, ovviamente la PSU deve essere l'ultima cosa che dovete collegare. And so don't forget to attach the PSU. Must be the latest thing you will do. Allora, dice che deve anche poter partire un software, quindi vai. Ok, diamo un'occhiatina e vediamo se c'è qualche virus. Let's check if there is a virus inside the main disk. Let's take a look.
in the frattempo let's replace the things on the case. Oh yes. Allora andiamo avanti. Let's go. E vediamo cosa ne esce fuori. Ok, job done. Quindi rimuovi, ci facciamo quest'altro PC naturalmente e poi ci concediamo. Ecco qua. Allora prendiamo questo e dobbiamo aggiungere un hard disk da 500 giga, quindi dobbiamo smontare direttamente il backplate. We have to unmount the backplate. Sì, ma questo 500 giga, no, questo mi sa che si deve rimuovere pure il pannello frontale. E infatti è proprio così. Ecco qua. Allora, chiudi, metti il blocco. Black, furia nero. Naturalmente, amici ed amiche di YouTube, se questa serie vi sta piacendo, naturalmente vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un commento. And so, hoping that you are enjoying this new series, let me know leaving a comment below and let me know if this is true, and if you are not a follower of this channel, you can do this naturally. Thank you for appreciating my contents. Allora, chiudiamo qua. Allora, adesso mandiamo subito. Dove sta? Collect. Perfetto, questo è andato alla grande. E anche questa è andata alla grande. Bene, allora, amici ed amiche, naturalmente, io vi ringrazio come sempre. Ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori. E quindi approfitto ancora una volta per ringraziare questa sera Marco Sfizietto, Devil Dark Gamer. Ringrazio il mitico Fernbus 08 per il raid. Ringrazio naturalmente Morino per la moderazione, ringrazio il mitico Renegade che mi è passato a salutare e naturalmente vi invito a passare nel suo canale ad iscrivervi. E allora, grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, aiuto, grazie! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.